Speriamo di riconfermare, di replicare il successo dello scorso anno, e quindi abbiamo scelto dei nomi importanti quali D'Argent Amico, Rose Villain, Dito nella Piaga e Ikella Fenn, che hanno partecipato a X Factor 2023, e i DJ Marini e Ferrara, che coroneranno la serata. Il 30 aprile, quindi, diciamo, si riconferma l'evento di Aspettando il primo maggio, grazie anche alla collaborazione dei sindacati, che porranno l'accento sui temi del lavoro, i diritti sindacali, e grazie ai nostri sponsor e agli enti che da sempre ci hanno appoggiato, il Comune di Teramo in primis, che ci permettono di regalare questo evento, questa serata, che andrà dalle 18 fino a notte fonda, che poi sarà l'una più o meno, e dicevo appunto che ci permettono di regalare, perché l'ingresso è completamente gratuito. È frutto di una sinergia, sicuramente con Big Match, che è il soggetto organizzatore, che ha fatto grande questa manifestazione, ma con i sindacati, CGIL, CISL, e con tutta una rete di enti che comunque sostengono questa manifestazione e ci danno la possibilità di farla gratuita, di realizzarla gratuitamente. Ecco, l'accesso agli eventi culturali e agli spettacoli, soprattutto per la fascia d'età dei giovani, è sempre un tema che abbiamo inseguito in qualche modo nel nostro mandato, diciamo, amministrativo, perché dare la possibilità ai giovani soprattutto di accedere a questi eventi e farlo gratuitamente è davvero importante, perché l'offerta culturale della nostra comunità deve essere comunque sempre accessibile. Lo facciamo anche con eventi a prezzi calmierati in altre occasioni, ma in questo caso, insomma, un evento gratuito dove poi si vanno a toccare tutta una serie di temi dei diritti del lavoro, del sociale, lo facciamo insieme ai sindacati, quindi è un grande momento di sensibilizzazione ai diritti. Quindi ecco, è una manifestazione che tocca diversi punti e che ormai è entrata nei cuori di tutti i teramani, ma di tutte le persone che in realtà arrivano sulla città, perché poi Aspettando il primo maggio è un importante indotto per tutta la città di Teramo. Consigli particolari dall'amministrazione per raggiungere il parco fluviale, parcheggi, insomma, ci sono delle indicazioni particolari? Ma i parcheggi sono gli stessi della Fiera dell'Agricoltura, che tra l'altro terminerà il 28 aprile, quindi ci obbligherà un tour de force per organizzativo, ma sono i due grandi contenitori di San Gabriele e San Francesco, e poi consigliamo a tutti di utilizzare soprattutto il parco fluviale, che ci consente anche di fare una bellissima passeggiata e di conoscere questo splendido posto per raggiungere l'area del concerto. Non abbiamo avuto problemi in passato, se non nell'area dello Smeraldo, consigliamo chiaramente di non utilizzare quell'area.